metà degli anni 60 la spinta del boom economico si esaurisce e inizia la congiuntura che investe anche la produzione cinematografica. A Milano l'esperienza produttiva della 22 dicembre si esaurisce per una serie di dissidi interni. La maggior parte dei lungometraggi prodotti in Lombardia non ottengono il successo economico sperato e così a mantenere viva l'industria cinematografica lombarda sarà soprattutto la pubblicità. La televisione poi, nel corso degli anni 80, dominerà il sistema dei mass media. Gli studi ICET verranno in gran parte acquisiti assieme a quelli della Gamma Film dalle emittenti televisive di Silvio Berlusconi e Cinelandia diventerà così TVlandia. Nonostante tutto, la storia del cinema continua anche in questi ultimi 30 anni. Milano resta ancora un interessante scenario di rappresentazione cinematografica dove si formerà una generazione nuova di registi che, sperimentando inedite e originali soluzioni produttive, tenterà ancora una volta, sia pur tra mille difficoltà, l'avventurosa strada del cinema.